vabbè, voglio cancellato dire. Per cui non è problema. I ricordi non si cancellano mai, sono sempre ricordi positivi. Ti ricordiamo comunque la partita di questa sera, sarà importantissima da vivere insieme, amici telespettatori. Un gran mondiale su Rai Sport. Come non mai la nostra squadra di Rai Sport vi ha dato la possibilità di vedere, di continuare a vedere tantissime partite di pallavolo, perché la pallavolo, diciamolo chiaro, non è solo qui in Polonia lo sport più praticato, lo sport nazionale. In Italia la pallavolo maschile e femminile è uno sport per famiglie, meravigliosamente denso di valori e noi vogliamo voglia di dimostrarli assolutamente sempre. Sì, solidarietà, passione, sportività soprattutto, perché insieme si va a vedere la pallavolo nei palazzetti, se si vince o si perde non è un problema, perché poi ci si stringe la mano, ci si fa una foto, si va a cercare la firma del giocatore o della giocatrice. Questo non è importante per le nostre nazionali, perché dopo questo mondiale, subito, praticamente due giorni dopo, partirà il primo mondiale in Italia femminile, e anche lì tantissima attesa. Maglia azzurra, solo maglia azzurra, solo maglia azzurra, per non andare in bianco assolutamente, per andare in tutti quanti i palazzetti, per riempirli di questo cuore tricolore pulsante. Un'altra cosa importante che spero che anche Bonitta faccia, per cortesia parlate con Bonitta. Alla fine di ogni partita Coach Berruto ha sempre lasciato gli azzurri a fondo campo per i tifosi, condividere con i tifosi, includere la voglia di toccare proprio Beniamino, di avere un autografo. Quindi se Berruto questo l'ha fatto durante la World League, è bene che Bonitta obblighi bene per durante tutte quante le fasi del mondiale questo tipo di bagno di folla. Marco Bonitta l'ha permesso assolutamente durante il World Grand Prix a Sassari, c'ero io però, e quindi ma la assolutamente disponibilità da parte delle nostre atlete a rimanere sul campo, aspettare l'abbraccio dei tifosi che vogliono, hanno voglia assolutamente di, abbiamo detto, di maglia azzurra che ritroveranno questa sera alle 20:15 su Rai Sport 1 per la sfida con il Belgio. Abbiamo perso la prima partita con l'Iran, abbiamo risposto contro la Francia, dobbiamo continuare a divertire, soprattutto a portare a casa punti, oppure portare a casa punti per la seconda fase. Squadre che stanno rientrando, adesso siamo ancora sul pubblico, stanno rientrando in campo, devastante il secondo set dell'Iran contro la Francia, da dimenticare, veramente da dimenticare quello che ha fatto vedere invece proprio la nazionale transalpina nel secondo set, dove non è andato nulla bene, e tra l'altro alcuni atteggiamenti, ad esempio come i cartellini che sono arrivato, cose che in campo ovviamente Laurentini non vorrebbe vedere. I suoi ragazzi, è una squadra giovane, però bisogna stare comunque attenti. Si riparte con Marouf al servizio. Viene confermato Mamoudi, l'opposto esperto, al posto di Gafur in campo, e viene anche confermato il Ebadipur. Eh beh, certo, Pavankovac tiene quelli che hanno giocato bene il secondo set, e guarda che vince, non si cambia, non si cambia assolutamente. Poi insomma, e quindi dire, che sia anche il stasera del Berruto, voglio dire. Ma guarda, il gruppo azzurro, come dicevo, è assolutamente